tutti e benvenuti in un nuovo Wiki Vlog. Mamma mia, che sole che c'è! Allora, siamo qui perché, come promesso nel video di Timo, che non so se avrete già visto, Luca ha il suo nuovo sparabolle e ora sta provando ad usarlo. Mostra lo sparabolle. Non è capace di usarlo. No, forse sei tu che non hai messo il sapone. E allora metticene di più! Che figo! Spara le bolle però, sì. Eh? Sì! Che carino! È bellissimo! Ci vanno 4 batterie dentro. No! Mi piace! Aspettate! È divertente! Che è? Dove vai? Vado a mettere più sapone. Allora, noi siamo qui che tra un po' andiamo ad una cena e la valigia l'ho già fatta, ma l'avete già visto. Questo wiki vlog sarà un po' strano, sì, ma aspettate, io vado dentro perché non vedo niente, cioè c'ho il sole che mi sta a bruciare gli occhi. Oh, eccomi. E abbiamo appena registrato un video di Timo, c'è roba ovunque, adesso metto a posto. E questo wiki vlog sarà un po' strano, nel senso che noi domani partiamo, domani mattina viene Caterina qui e noi ce ne andiamo, poi ritorniamo mercoledì. Spero che Caterina si fermi a dormire anche mercoledì, così la vedo e la vedete anche voi, perché sennò la vedete voi. E quindi noi ce ne stiamo andando in vacanza, ma ovviamente i giorni di lunedì, martedì e mercoledì farò un vlog a parte, cioè saranno vloggati come vlog della vacanza, anche per tenerci ricordo. Quindi questo wiki vlog sarà domenica, giovedì, venerdì e sabato, in pratica. Però mio marito ci delizia con queste cose e quindi che facciamo? Non vi faccio vedere? Non facciamo il wiki vlog di Luca che fa le bolle di sapone? No, niente. Dai. Cose belle le riprendo. Vediamo, vediamo. Faccio vedere ste bolle. So come prima. Sì, perché non ha, dovrebbe essere dentro le bolle, spara bolle così. Ah, c'è pure la lucina, quindi secondo me se le fai di notte è ancora più bello. Ma sai che c'è, che il sapone per le bolle di sapone è diverso. Secondo me Badruz. È più denso. Badruz. Badruz. Matilde perplessa. No, poverina. Badruz. Babi! Dai! Babi! Ma si spaventano! Madras. Nel frattempo c'è sapone in ogni dove, chiaramente. Furbacchione, eh? Bello però! Vabbè, basta, quanti anni c'hai? 6? Gitarella da Decathlon, perché io non posso partire senza le mie scarpettine del mare. Il mio tesoro! Ah, oh, il mio tesoro! Voi dovete sapere che lei entra in acqua con queste cose, se no non entra in acqua, ma non è che entra in acqua con queste cose solo perché ci sono gli scogli, entra in acqua pure con la sabbia. Sì, soprattutto però con la sabbia. È importante, è importante. È tornato un bubino e mi ha portato un pacchettino. Attenzione, pacchetto per Bruce. Eh sì. Che cosa c'è qua dentro? Adò. È duro. Non si sa. Non lo so, adesso lo apriamo insieme però, allora, questo pacchetto. Sono tornata nel wiki vlog settimanale, ovviamente questi giorni che avete perso li trovate tutti nei vlog delle nostre super mega vacanze, brevissime, però c'è tutto nei vlog. E niente, appena tornata, pacchettino da Marco c'era. Adesso lo apriamo allora, vediamo cosa c'è. Forse mi ricordo e potrebbero non essere cose per me, per una volta, ma adesso vi spiego tutto. Allora, apriamo questo pacco, se non erro, dovrebbe arrivare da One Day Saving, che voi lo sapete, io ho una passione per attaccare i diamantini di Diamond Painting e sto in realtà ancora finendo quello di Biancaneve, sono circa a metà, un po' meno di metà, siamo onesti. E mi sono un po' arenata perché ci ho avuto delle cose da fare, video, cose, quindi non ci ho avuto tempo. Però mi sono ripromessa di andare avanti, anche perché qui dentro ce n'è uno che devo assolutamente fare per Natale. Perché come l'anno scorso, io l'anno scorso ne avevo preso uno con una luna e un sole bellissimo e l'avevo fatto per regalarlo a Caterina e Silvano per Natale.
Tra l'altro ce l'ha in cucina Caterina, non so se ve l'ho fatto vedere nel cucina tour di Caterina. E quest'anno volevo fare la stessa cosa, ma da regalare a una bambina. Ora non vi dico quale bambina, perché sennò poi magari vedono il video, quindi vabbè, sappiate che è una bambina. E quindi, visto che mi hanno scritto da One Day Saving se volevo prendere altri dei loro set, io gli ho detto va bene, però in realtà non sono tutti per me, perché io ho un'amica, Laura, che è super appassionata di queste cose, cioè proprio mega appassionata. Lei c'ha un professionismo altissimo, nel senso che li mette su una tavola di legno e fa sia questi che quelli con i colori, ma su One Day Saving trovate tutto. Comunque io come al solito in descrizione vi lascio il link e c'ho pure un codice sconto che è bubina05off, quindi se volete andare a dare un'occhiata, perché so che tante di voi stanno in fissa con queste cose. Tra l'altro non ci sono solo il diamond painting classico, ma anche gli oggetti in diamond painting, le borsette, i portachiavi, le cose da fare tipo queste. Cioè ci sono delle cose molto belle. Comunque in realtà vi faccio vedere questi, ne ho presi tre, due per Laura e uno per regalarlo per Natale, che è un grosso progetto ambizioso, perché ora ve lo faccio vedere, ma regà, cioè, qui è una cosa di arto professionismo, vado fino entro Natale, e sì, voi direte, vabbè, che è agosto, e arriva subito Natale, un attimo, uno schiocco di dita, Allora, vi faccio vedere, però bellissimo, secondo me sulla cameretta ci starà benissimo. Tra l'altro, questa è una nuova versione. Oh mio Dio, quanto è grosso! Ta-da! Cioè, quanto sta bene su una cameretta di una bambina una cosa del genere? Troppo bello! Allora, è una bambina troppo piccola per poter fare questa cosa da sola, perché diciamo che io comincerei a indirizzarli verso il diamond painting, verso i 10-12 anni forse, se sono bambine pazienti, però più piccole no, perché è una cosa troppo minuziosa secondo me. O cominciare magari con gli oggettini, sì, perché gli oggettini sono carini, ci vuole meno tempo, è carino, però queste cose, sti lavori, a parte che questo è complicato pure per me, ma va bene, però regà, la meraviglia totale. Vabbè, comunque fatto sta che in realtà questa versione di Diamond Painting è nuova e vi lascio il link proprio di questa tipologia, che è molto più professional, e i brillantini, i diamantini, sono bellissimi, sono, come si dice, tipo iridescenti, ok? Non so se riesco a farvi capire perché con le buste diventa difficile, poi magari quando l'avrò finito ve lo farò vedere finito chiaramente. E rispetto agli altri che ho sempre fatto, vabbè, come vedete il kit all'interno è super professional, c'è anche già la pennina, ma quella con più spazi per i brillantini, c'è, vedete che è diversa, guardate, c'ha pure il grip di gomma e c'ha questo qui che di solito non ce l'hanno, c'è la pinzetta, c'è la cera di più perché è gigante, c'è la vaschetta con il buchino, quindi più comodo, e c'è anche questo che si cambia con questo, che contiene più diamantini. È un nuovo diamond painting molto più professionale di quello precedente, ma soprattutto i brillantini sono molto molto più belli. Aspettate, cerco di farveli vedere, ma non so se ci riesco, però se andate a vedere sul sito si capisce chiaramente la differenza, perché a parte so un milione di bustine, e a differenza di quegli altri sono singole, così, quindi sono anche richiudibili. Io ovviamente ho la scatolina con i buchetti, ma quella si compra ovunque, però questo volendo c'ha la singola bustina, però non so se si percepisce, ma vedete che le pietre sono iridescenti, quindi il risultato finale sarà molto più brillante, cioè sono, ma mi sa che sto per parcheggiare a Biancaneve per finire questo. Guardate che meraviglia. Cioè, immaginatevi il risultato finale di una cosa del genere. Pazzesco. Pazzesco. Cioè, questa è la nuova frontiera del diamond painting. Comunque, per curiosità, prima che li do a Laura,
Poi magari quando li finisce mi faccio mandare le foto finite e ve le metterò, quindi non lo so, iscrivetevi al canale perché non so in quale Wiki vlog finiranno, perché non so quanto Laura ci mette. In realtà Laura credo che sia molto più veloce di me, decisamente. Sì, Laura, io te voglio vedere. C'è una busta dei diamanti che pesa 7 kg. Babam! Laura, sei pronta? Non credo, non ci entra manco tutto nel video. Eppure questo c'ha sti diamanti bellissimi, cioè, ma pensa che bello che viene fuori alla fine. No, vabbè, pazzesco. Aspettate, vi faccio vedere anche l'ultimo a sto punto. Poi li vedremo finiti quando Laura l'ha finiti. Questo è un po' più piccolo, me sa. Se le scelti lei, eh? Cioè io gli ho proprio detto, dai Laura, scegli quelli che vuoi e poi mi fai vedere come sono finiti. Bello il disegno di questo, a mappa, carinissimo. Poi lei ce l'ha tutti attaccati in casa, eh? Differenza mia, che poi non so che faccio perché non ho le pareti per attaccare. Madonna, che spettacolo! No, vabbè, bellissimo. Non vedo l'ora di vederli finiti, di veder finito l'unicorno. Spero di non metterci 100 anni, ma che ve dico, non ve prometto niente, perché... Se invece non sapete di cosa sto parlando, perché non sapete cos'è il diamond painting, praticamente a ogni numerino sulla tela, vedete la tela è fatta così, a ogni numerino o lettera corrisponde un colore di diamantini e voi piano piano la tela è adesiva, levando un pezzo di plastica, perché la tela è ricoperta di plastica, levando un pezzo di plastica alla volta, piano piano attaccherete diamantini su diamantini che poi formeranno totalmente l'immagine ma in rilievo. È bellissimo, super soddisfacente e io lo trovo molto rilassante. C'è invece chi mi dice sei una pazza, io non ce la farei mai. Io è una cosa che trovo molto rilassante e st'upgrade sinceramente ci voleva, perché belli quelli che ho fatto fino adesso, ma questo è molto più professional e sti brillantini sono pazzeschi. Quindi niente ragazzi, io vi lascio il sito in descrizione, One Day Saving, vi lascio il codice sconto bubina05off, considerate che ci vogliono un paio di settimane per ricevere il pacco, quindi se volete usarlo per regali di Natale tipo come ho fatto io, ordinate adesso, anche perché poi per farlo ci vuole un po' di tempo. Se invece volete regalarlo come regali di Natale potete anche aspettare un po', perché in un paio di settimane al massimo, ma anche meno, vi arrivano i pacchi. E quindi codice sconto bubina05off, vi lascio il link in descrizione, vi lascio in descrizione il link della nuova tipologia, cioè questi che ho preso io con i brillantini iridescenti pazzeschi. Allora, mentre ero al mare l'altro giorno mi ha scritto Flavia, che è una di voi, mi ha scritto su Instagram e lei abita a Perugia suppongo, perché mi ha detto: Chiara, lo sai che all'Emisfero da Zuichi hanno messo tutta la collezione di Barbie? E quindi siamo da Zuichi all'Emisfero, cioè siamo all'Emisfero, entro da Zuichi a vedere se c'è ancora qualcosa, perché ovviamente l'hanno messa mentre io ero al mare, giustamente. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, c'è tutto, c'è tutto, non ci credo. Oh mio Dio, ecco questa avevo puntato. È bellissima. Quella è uguale a quella dei Sinsai praticamente che ho. Quella a cuore. Quella troppo pupazzettosa. Questa. Il giacchetto è carino però. Dovato col giacchetto. Ste felpe, non lo so, mezze tagliate, non mi convincono. Il pantalone della tuta non me lo metto. Vabbè, entro. Allora, una cosa l'ho comprata, ma ho comprato una cosa sola, perché gran parte delle cose... Madonna, sembra cubano, raga. Sì, infatti. Oh, ragazzi. O erano... Oh. O erano... Cubano. Oh, e basta! Ma dai! È una cosa seria, si parla di Barbie. Sì, scusate. Allora, o le cose erano un po' too much, tipo dei jeans che erano anche belli, ma con lo scrittone Barbie sulla gamba. Barbie. Sì. Oppure c'erano delle borse, però sapete quante ne ho di borse di Barbie, no? Quindi non lo so. Poi c'erano delle felpe, ma così. Ma perché fanno le felpe così? Non lo so. No, anzi, erano anche più qui. Vabbè, quindi niente. Tra l'altro, dei prezzi assurdi. Nel senso, 30, 20, 25. Cioè, io non so se vi ricordate, ma il mese scorso da Pepco
ho svaligiato Pepco comprando tutto, felpe a 10 euro e non so, direi che 22-25 euro mi pare troppo. Lo zainetto di Pepco l'ho pagato 10 euro, bellissimo, con tutto di pelliccia, e questo qui costava mi pare 22 lo zaino. L'unica cosa che ci ha un po' lasciato il cuore, e se mio marito fosse un marito intelligente lo comprerebbe, lo metterebbe da parte, me lo regalerebbe a Natale, è il marsupio, perché il marsupio di Barbie era carino, quello di pelle rosa con la scritta Barbie, però insomma non una cosa che mi serve, a parte manco quello che ho comprato mi serve, però vabbè, vabbè, comunque va, faccio vedere dopo a casa perché merita uno spezzone solo per lei la cosa che ho comprato, secondo me, perché ho comprato l'unica cosa che veramente se non l'avessi comprata mi sarei pentita, tutto il resto bene o male se ne poteva fare a meno. Forse un'altra cosa che se la trovassi sotto l'albero di Natale non mi dispiacerebbe potrebbe essere quella felpa rosa con lo stemma dietro, sì. Però insomma se non le trovassi sotto l'albero di Natale diciamo che non è che me la prenderei particolarmente, mentre invece quella cosa che ho comprato poi se non la ritrovavo mi dispiaceva proprio, quindi vabbè. Comunque grazie perché mi hai fatto scoprire questa cosa, io non lo sapevo che era uscita la collezione, cioè adesso mi sta uscita pubblicità a nastro su Instagram, però non lo sapevo che era uscita sta collezione, quindi grazie. E abbiamo appena fatto la spesa a Lidl, ma ve l'ho già raccontato nella svuota la spesa, penso che sia uscito sabato, regà, cioè mai più al Lidl di Ponte San Giovanni. Non ci vado mai perché è lontano, però dovevamo fare una cosa a Ponte San Giovanni e quindi siamo venuti a Ponte San Giovanni. Ve l'ho raccontato nello svuota la spesa, se non l'avete visto andatelo a vedere. Mai più, mai più. Cioè, veramente, a parte che non sono capace a fare la spesa là perché non conosco sta roba messa a caso. E poi no, 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 no. Ora se Luca si sbriga perché sennò mi si scioglie tutto. Anche se ho portato la borsa frigo con i ghiaccetti perché sono molto intelligente. Buongiorno. Sì, sono di nuovo qui. Sto andando a lavorare. E vabbè, doveva succedere prima o poi. Aspetto l'autobus che dovrebbe passare tra 4 minuti. Mi manca il mare. Comunque, a parte che continuo a lavare e rimettermi sto coso perché se sta freschi, va bene. Io non c'ho voglia di fare niente. Cioè, ma non che non c'ho... Cioè, ce l'avrei pure delle cose da fare, ma non ho le forze. E tra l'altro, visto che so che in teoria domenica sera, lunedì, dovrebbe far più fresco, sto rimandando tutto quello che devo fare al domenica, al lunedì, sperando che faccia più fresco. Cioè, sta cosa... Mi sta uccide, i cani non ce la fanno più, cioè Billy non esce, Billy che fosse per lui starebbe sempre fuori a baià, non esce, se anche esce va, tira tu a bai e rientra, perché fa troppo caldo, e cioè non lo so, ma sono mesi ormai che mi lamento che fa caldo, però ogni volta fa un po' più caldo, ma com'è possibile, cioè fuori non c'è un filo d'aria, e quella che c'è è bollente. Io boh, non è giusto. Non, cioè, questo non è bel tempo. Poi dici, ah, vabbè, però te stai a lamentare. Poi quando piove te lamenti, quando c'è il sole te lamenti. No, perché questo è comunque maltempo. Solo che è un maltempo di caldo. Perché quando tu non riesci a fare niente... Cioè, io adesso sono uscita per veramente 7-10 minuti ci avrò messo. Sono andata a ricaricare la prepagata dal tabaccaio, che tra parentesi sono arrivata là e mi ha detto ma è rotto, mi dispiace, non posso farlo. Ma in che senso? Sono arrivata fino a qua. Però vabbè, cioè è veramente tipo di fronte a Marco, poco dopo Marco, quindi saranno, non lo so, in tutto avrò fatto 400 metri, andare e tornare. Non ce la fai, cioè non riesci a fare le cose. Io boh. Veramente, non si può vivere così, quindi questo è comunque maltempo. Quando tu puoi fare le cose solo la mattina presto o la sera dopo che tramonta il sole e comunque fa caldo, vuol dire che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, non è un caldo normale. Comunque, io che me lamento. E lo sapete cosa vorrei fare? Vorrei fare un po' di diamantini,
Perché tanto un video ora non lo faccio, perché veramente, cioè, non riesco, non riesco. L'idea di mettermi la luce davanti e registrare e gocciolare, non ce la faccio. Quindi ventilatore a 3, no a 3 no perché sennò mi fanno male gli occhi, ma ventilatore a 2 tutto, e mi metto a fare un po' di diamantini, sì. Vi ricordate quando poco fa nel video per voi, ma qualche giorno fa per me, ho detto ah ma di quello di Biancaneve sono già arrivata a metà? Me lo ricordavo male, era un po' che non lo riprendevo in mano. E famo un quarto, sono generosa. Ma raga, ma ci vuole tantissimo, perché poi c'è un sacco di scuro e lo scuro è difficile, poi casa mia non aiuta. Perché come sapete a casa mia non ci sono grosse luci, perché mio marito ha scelto di mettere queste lampadine gialle che non illuminano niente, ma questo è un altro discorso. Quindi devo sempre farlo con la torcia per vedere bene i numerini, i colori. E poi c'è un problema, perché mo io devo finire questo, perché chiaramente lo voglio finire, cioè è una cosa, una questione di principio, no? Però so che di là c'ho quello con l'unicorno con i diamantini luminosi, iridescenti. È più bello, voglio fare quello, però a modo finì questo, perché mi pare brutto abbandonarlo a metà, quindi no, continuerò, però veramente pensavo di essere un punto più avanzato, invece sono molto arretrata, vabbè, tanto devo fare niente, almeno qua mi ci sbatte l'aria del ventilatore, vabbè, comunque in descrizione vi lascio codice sconto e link dei nuovi diamantini, sono belli, voglio cominciare quello nuovo. Uffa, però questo è carino effettivamente, cioè mi piacerebbe riuscire a finirlo. So vuoi babischi? Fai caldo però, butti caldo, eh? Ciccia bombetta, mamma mia. Vabbè, continuo, non so dove arriverò, ma continuerò. Buongiorno! Ciao! È il compleanno di Valentina! È inutile, invecchi, puoi far finta di niente, ma lo sappiamo tutti. Posso far finta di niente. Ah, ok. Vabbè, Valentina finge nulla, ma in realtà è il suo compleanno. Non è vero? Sì, è vero. E niente, abbiamo fatto una colazione con degli amici che hanno avuto una piccola bambina. E adesso non lo so, volevamo andare al mercato, ma fa troppo caldo. Quindi penso che andremo. Che colazione abbiamo fatto, vero? Vabbè, non era presto. Erano le 10? No, non erano le 10. Alle 10 compravamo pannolini per la bambina. Alle 10 e mezza? Erano le 11 meno un po'. Abbiamo bevuto un prosecco. Adesso andiamo a pranzo. Bene. Perché nel frattempo si è fatta mezzogiorno e 20. Forse è presto per il pranzo. Facciamo un aperitivo pure lì. Vabbè. Sono tornata a casa, abbiamo mangiato fuori con Valentina, poi siamo tornati a casa. Luca è partito, che andava a suonare, boh, nelle Marche. Mi sono ricordata, cioè stavo montando il video e mi sono resa conto che alla fine la borsa non l'ho fatta vedere. Cioè quello che ho comprato del Barbie non l'ho fatto vedere. E tra l'altro mi sono anche ferita mortalmente tagliandomi un dito con a bottiglia di plastica. A bottiglia di plastica. Cioè ho svitato il tappo, c'era tipo un pezzetto di plastica, ma ha tagliato il dito. È uscito il sangue. Mi sono fatta bua. Vabbè, comunque, la borsa in questione di tutta questa collezione di Zuigi, che per carità ci sono delle cose anche molto carine, però Zuigi, e sei Zuigi? Cioè, i prezzi sono un po' altini, non credi? Sono carine cose, ma i prezzi sono un po' alti. Cioè, tipo Pepco c'aveva i prezzi molto più bassi. Comunque, l'unica cosa che veramente non potevo non comprare, perché me ne sarei pentita, era questa. Che comunque, bellissima, super bella, però è di cartone e costa 30 euro. Cioè, non è che è proprio regalata comunque, cioè 30 euro. No, so che sei Gucci. Vabbè, comunque, carina, cioè, è tipo de pelle di plastica. De pelle di plastica, con tutti questi Barbie, che poi se lo guardi da lontano non si vede manco più che Barbie. E gli anellini d'oro qui, il cane abbaia, come al solito. Molto carina, capiente, c'ha zip, quindi utilizzabilissima anche per andare a lavorare, diciamo, non proprio comoda perché ho solo questi, non si mette a tracolla, però va bene, ecco, c'è, capito, 30 euro e non si chiude manco a zip, vabbè, mo perché è nuova,
qui al coso della, io non lo so perché abbaiano, secondo me non so tanto normali, però va bene. Qui al coso della Zippo c'ha la testina del Barbie, carina. Mi sarei pentita. Sì, dentro è così, con le classiche righe di Barbie, e c'ha la zip pure qua. Allora, prima, no, ho detto, se mio marito fosse intelligente, andrebbe a prendere il marsupio rosa, quello rosa, il marsupio. Allora, io questa cosa l'ho detta davanti a Luca, sperando che lui andasse a comprarlo e lo nascondesse per Natale. Visto che Luca non guarda questi video, e io sono sicura che mentre lo dicevo lui già sarà scordato, manco mi stava ascoltando, fate una cortesia, gli mandate in direct su Instagram, si chiama Luca Montorro su Instagram, gli scrivete: Luca, vai a comprare a Chiara il marsupio di Barbie, nascondilo e daglielo a Natale, perché io sono sicura che non lo fa. Però non me lo voglio andare a comprare da sola, perché in realtà non è una cosa, però ragazzi, se ci riuscite, perché tanto lui se legge sti direct non è che me lo dice, però voglio sfidare la sorte, secondo me se ci riuscite a fare sta cosa io vi amo tantissimo, cioè se lui a Natale mi dà il marsupio di Barbie e mi racconta che gli avete scritto voi di andarlo a comprare per metterlo da parte, per regalarmelo a Natale, io vi amo troppo, cioè io già vi amo, ma vi amo ancora di più. Ma secondo me non ce la fate. Però, vedete voi, insomma, se vi volete accollare sta cosa, a me il marsupio rosa mi piaceva. Cioè, c'erano diversi pezzi che comunque erano molto carini. Anche la felpa rosa, ecco, bravo, scrivetegli felpa rosa e marsupio rosa. Quello vorrei. La felpa rosa, quella con dietro il simbolo, e il marsupio rosa. Provateci. Poi a Natale lo vedrete nel video di Natale, cioè siete riusciti. Ma non è facile, perché Luca si scorda mentre legge le cose, quindi non lo so. Vabbè, comunque questa è la borsa in questione, bella, mi piace. 30 euro sono tanti, però. Per questo non ho comprato tutta la collezione di Zuiki. Perché, cioè, voglio dire, ok, bella Barbie e tutto quanto, però, a parte che, lo sapete, c'era un sacco di roba di Barbie. E comunque sia, cioè, non lo so, i prezzi erano quelli, cioè. Oh, ma siete imbriachi, poi c'ho zaino di peluche di Pep con 10 euro. Bene! Io direi che per oggi vi saluto, anche perché, di nuovo, mi lamento del caldo, in teoria dovrebbe finire lunedì, ma qui lunedì ho messo temporaloni, proprio freddo, temporali, in realtà ho visto il meteo prima, l'ha levati, quindi mi sa che va bene, e quindi questo Wikivlog può finire qua. Direi che abbiamo parlato abbastanza. Vi ricordo però, sì, perché questo Wikivlog... mi è arrivato quel pacco di Diamond Painting, quindi vi ricordo il codice sconto e tutti i link in descrizione, perché questi nuovi di Diamond Painting sono bellissimi. Quindi da questo wiki vlog un po' corto, un po' accorciato, un po' sintetizzato, perché ci stanno tutti quelli delle vacanze che potete vedere a parte, è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.